Salute a tutti! Il mio nome è Mattia Prometeo e sono il profeta fatato del giardino che non c'è, destinato a salvare il mondo. Benvenuti o bentornati, ma bentrovati all'appuntamento quotidiano della rubrica del giorno del calendario, calendario filosofico, ovviamente. Oggi è il 24 ottobre 2021 e c'è un vento incredibile. Mi ha divelto il tetto. Cioè, letteralmente, non della casa ma del magazzino. Un macello, cioè, ha proprio scoperchiato il tetto. Pazzesco, pazzesco. Ma, insomma, ecco, vabbè, la frase di oggi. A proposito, lasciate che ve la legga. Mi ha scoperchiato il magazzino, non è, cioè, era bullonato il tetto. La frase di oggi. La vera forza di una persona si vede quando, invece di scappare davanti alla difficoltà, le affronta. Ora, io non vorrei fare l'ottimista a go-go, quello del, non vorrei fare il New Ager qui e lì, però fondamentalmente tutto si riduce a un giudizio rivolto verso la natura. Cioè, la natura è amica o è nemica? Quello che avviene, avviene perché sono cose brutte o avvengono perché sono cose che ci portano. Sta levando un vento. Io sono qua nel mio angolino. Non arriva niente, c'ho la barba immobile, ma c'è un vento, mamma mia. Sto guardando gli alberi lì che proprio. Madonna! Infatti c'era l'allerta meteo. Comunque, insomma, appunto, le difficoltà sorgono perché il mondo, la natura, la realtà intorno a noi è cattiva, o perché le difficoltà sono quello strumento necessario per la nostra crescita, che sia fisica, emotiva, psicologica, spirituale, chiamatela come volete. Si riduce tutto qua, a questo giudizio che diamo delle cose e di noi stessi, delle cose che ci accadono. E io vi dico alla fine, appunto, non è neanche, non stiamo neanche a giudicare la forza di la vera forza di una persona, si vede quando. No, 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 questo già vuol dire essere nel mentale. Si tratta semplicemente di come ci relazioniamo con gli eventi. Tutto così, tutto quello che ci accade è un evento, sono tutto quanto ci accade intorno a noi, voglio dire, cioè il nostro grado di controllo delle cose è limitatissimo e meno siamo dentro una città, meno capiamo di avere controllo delle cose. Cioè io per esempio mi approccio ai miei alberi, non ho alcun controllo sui miei alberi, come non ho il controllo veramente dell'acqua del pozzo e dell'acqua del pozzo, cioè se mi arriva l'acqua dal pozzo. Devo solo ringraziare, se ho l'opportunità di mettere l'acqua agli alberi, devo solo ringraziare. Se poi gli alberi ci fanno con qualcosa, con l'acqua che gli do, devo solo ringraziare. In fondo tutta la mia vita è determinata da cose sulle quali non ho alcun controllo, non ho alcun controllo nei confronti dell'Enel che mi manda l'elettricità, con la quale poi accendo la pompa che mi dà l'acqua per vivere. Cioè, non ho alcun controllo su nulla. Su nulla. E quindi non sono difficoltà, cioè la difficoltà nasce se io mi approccio a un evento vedendolo come difficoltà. Ora, per esempio, tra le tante cose che mi ha rotto il vento mi ha rotto la struttura che teneva fermo il cavo dell'elettricità. Potrebbe succedere un macello, lo dico semplicemente, la cosa più tranquilla che ti succede è che perdi le, che pe è perdere l'elettricità, la cosa più tranquilla è quella, potrebbe succedere un macello, perché se penso a questo cavo volante di elettricità che la 220, non è neanche la 220, è la 380, che è un cavo della 380, insomma potrebbe andare così, vum, vum, eccetera, vum, vum, cioè. Insomma, potremmo scoprire potremmo scoprire noi proprio esperimenti di fisica, voglio dire, cioè, le elettrocuzioni umane le faceva chi? Le faceva Goering, le facevano ai tempi di Hitler. Potremmo riscoprire nuove combinazioni fra la carne umana e la 380, eccetera.
magari spettatori, magari psicocriminali, gli eventi, è tutto un relazionarci con gli eventi che costituiscono la nostra vita perché non abbiamo veramente nessun controllo, però possiamo infilarci in una marea di situazioni di vita che ci fanno illudere di avere il controllo attraverso la pianificazione, la razionalità. La mente serve per affrontare le questioni che la mente può comprendere, non approcciamoci eccessivamente al futuro con eccessiva razionalità, perché lì veramente iniziamo a giudicare gli eventi come se fossero difficoltà e le difficoltà poi iniziamo a dire: ah, no, da questa mi devo allontanare, quest'altra invece non la devo affrontare. Ci sono solo eventi, non ci sono difficoltà da affrontare o da cui fuggire, ci sono solo eventi e gli eventi sono spiriti, gli eventi sono persone, gli eventi sono esattamente persone e come ci approcciamo a uno sconosciuto che, sperando che possa essere un fratello o anche qualcosa di più intimo, potrebbe altresì questa persona essere il nostro assassino e insomma appunto dipende tutto da come ci approcciamo alle cose. Dobbiamo approcciarci agli eventi con fiducia, con ottimismo e sapendo che tanto alla fine poi si muore tutti, tanto vale morire da eroi. Miei cari spettatori, miei cari psicocriminali, su questa nota un attimo degna di un Prometeo, io vi ringrazio per l'attenzione, vi ringrazio per la visione. Se il video vi è piaciuto, vi chiedo gentilmente di lasciare un pollice in su, iscrivervi al canale se non l'avete già fatto e cliccare sulla campanella per stare sempre aggiornati all'uscita di ogni mio nuovo video. Per il resto, io come sempre vi auguro il meglio. È solo il meglio e vi saluto fino al prossimo video. Ciao! Adesso scappo sotto il tetto. Mamma mia, Madonna! Perché noi calabresi abbiamo paura, non abbiamo paura di niente se non di una cosa, che il cielo ci cada sulla testa. Ciao!